Amici di Canegate di Buciane, benvenuti a Milano. Siamo all'Atlantic's Running 2011. Oggi Milano si riscopre a sei zampe. One of those ideas I should drink before I speak. Reggiate insieme o vi dovete scornare? Ci scorniamo ovviamente. Ah, e chi vincerà? Non io, con lei. Allora, aspetta, tu hai il 203? E perché c'è il 203 e tu 202? C'è qualcosa che non va, insomma, vi siete scambiati, c'è uno scambio maschio con maschio e femmina con femmina. Quando si va in competizione vado io con la femmina perché lei corre, lui è un po' più pigro. Sei pronto, Gigi? Allora, mi raccomando, occhialini, perché la sabbia può arrivare addosso, quindi vai con calma, mi raccomando, piano piano, senza aver troppo caldo, ma l'importante è che la sabbia non va negli occhi. Senti, bello spettacolo, ma dai, ma come fai a tenerli lì su, come si fa? Piano piano, per un mese l'ho provato, ma è troppo forte, mio Gigi. Partiamo nel dire che sotto questo gazebo non fa caldo. Fa caldissimo. Temore? Sì. Sì. Senti, la numero uno e uno. Testimonial e due. Romeo è pronto per correre, l'hai già avvisato? Sì, ma tanto fa 2 metri e si stanca con la lingua di fuori e comincia a sudare. E tu sei pronta? Ma sì, 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 siamo qui per un'occasione importante per far divertire i nostri cuccioli, ma soprattutto anche per a livello benefico, per aiutare la Lega del Cane e quindi aiutare tanti cuccioli in difficoltà che non hanno una casa e un padrone. Senti, io so che saranno intorno, mi hanno detto, 15 km di corsa. 15? Facciamo così, io parto e poi ci vediamo all'arrivo. Io non ti seguo perché qui, no, sto scherzando, 15 km sarebbero veramente troppi, No, no, non ce la facciamo, siamo piccoli, dove andiamo? Però siamo pronti, qui alla partenza, numeri uno, quindi ci proviamo almeno, poi vediamo che succede. Questa è la cosa importante, salviamo sempre i nostri amici a quattro zampe, stiamogli sempre sotto perché è importante. Sì, è vero, mi raccomando, aiutateci anche voi. Grazie. A voi, ciao. Piacere rivederti in queste situazioni, insomma la Lega per la difesa del cane è sempre presente. Sì, no, queste situazioni sono situazioni piacevoli, non certo paragonabili alle altre situazioni che viviamo, come abbiamo vissuto 15 giorni fa in un canile lager. Questa è una giornata piacevolissima dove i cani sono tutti con i loro proprietari, sono rispettati in una città dove i cani sono veramente integrati. È una giornata molto bella, da diverse opportunità prima di tutto per divertirsi insieme, l'uomo e il proprio amico a quattro zampe, poi naturalmente per informarsi su alcune cose importanti riguardo la salute dell'animale, in particolare il problema della protezione dai parassiti, che nella stagione estiva diventa particolarmente pericoloso, tutto l'anno, ma la stagione estiva di più, e proteggersi non solo dai parassiti, ma ci sono anche dei prodotti che aiutano a ridurre anche il rischio delle malattie trasmesse da alcuni di questi parassiti. Questo è un periodo abbastanza importante per la filariosi, leishmaniosi, filariosi, insomma, bisogna anche sapere bene come prevenirla. In pianura padana diffusissima e quindi bisogna intervenire con una profilassi. Ci sono in iniezioni, in pastiglie, in gocce, però tutti i mesi bisogna intervenire con qualcosa che eviti al cane di prendere questo verme che va nel cuore. Mentre in vacanza tutta Italia, il mare di tutta Italia è contaminato dalla leishmaniosi, una malattia da protozoi che ha il cane come serbatoio principale, ma colpisce anche l'uomo, infatti si chiama Leishmania infantum, quella italiana, in quanto colpiva inizialmente i giovani bambini. Caro Corrado, oltre ad essere un grande calciatore, sei anche un grande corridore, hai corso, hai fatto qualcosa o no? No, sono venuto a vedere mia figlia che corre con un esemplare molto feroce. 81. 81, un animale che va... cane ferocissimo, ragazzi. Bisogna stare molto attenti perché è veramente crudele. E mia figlia ha migliorato l'anno scorso, quest'anno è arrivato 350esima mia figlia, quindi stiamo migliorando. L'anno scorso?
380esima, per cui secondo me fra una trentina d'anni. Polizia locale cinofili, eh? Sì, la polizia locale si è dotata dell'unità cinofile dal 2000. Siamo attualmente 7 unità. I nostri compiti sono di ordine pubblico, sicurezza e ricerca degli stupefacenti. I luoghi prediletti sono quelli, diciamo, come i parchi pubblici. La cosa più importante è essere presente con animali che possono in qualsiasi momento intervenire in caso di pericolo ed essere risolutivi, soprattutto perché non richiedono l'utilizzo di armi da fuoco. Offriamo al consumatore una vaschetta che poi va anche in microonde, va in lavastoviglie, per cui visto che è una lotta contro lo scarto, questo non verrà buttato perché verrà riutilizzato per fare altre cose in uso domestico. Una parte dei ricavi va in beneficenza sia al Canile di Milano sia a iniziative umanitarie come i Fratelli di San Francesco, e ogni anno è rinnovabile, per cui la beneficenza la possiamo fare altri. Advantix Running non è soltanto una corsa, ma è anche un momento importante per avvicinare gli animali e le persone a degli scopi ben precisi. Allora, lui è Diego, ha questo pulmino molto pittoresco ed è un Volkswagen, come si chiama di nome? Allora, tecnicamente si chiama Bulli, in realtà si chiama Tipo 2, Volkswagen, il famosissimo furgone degli anni 70 e fine. Della famiglia Bradford. Esatto, proprio quello, è del 1973. Lo possiamo utilizzare anche per fare dei servizi fotografici con gli animali? Certo, assolutamente. Il furgoncino è spaziosissimo sia per gli uomini che per i nostri amici a quattro zampe, quindi viene fuori proprio una cosa molto divertente. Sai cosa mi piace? Anche l'idea che, sai, molti hanno questa mania della macchina, delle automobili, i peli, no? Invece tu, utilizzandolo anche per gli animali, dici, oh, insomma, sono comunque degli animali. Gli animali, anche se perdono quattro peli, ma chi se ne frega? Ah, assolutamente, esistono gli aspirapolveri apposta. Da Milano l'Advantix Running 2011 si conclude qui e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!